Bentrovati, beh, oggi un tema davvero caldo, quello che andremo ad affrontare. Parleremo del problema del lavoro che non c'è, in particolare ci occuperemo della situazione davvero drammatica e per certi versi anche esclusiva che si registra nel centro di San Giovanni in Fiore. Beh, pochi giorni fa, alcuni giorni fa, la protesta dei disoccupati di San Giovanni in Fiore, oltre 300 persone che hanno occupato il municipio. Questa mattina la protesta si è spostata a Cosenza, davanti la sede della prefettura, fuori appunto il movimento che si chiama Degli Invisibili, ha protestato chiedendo lavoro e dignità, hanno chiesto in sostanza di avere la possibilità di continuare a rimanere nella loro terra, chiaramente trovando un lavoro. All'interno della prefettura invece l'incontro con il prefetto, tra il prefetto e l'assessore regionale al lavoro, Federica Roccisano. Beh, oggi con noi c'è il sindaco di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Belcastro, che ovviamente saluto e ringrazio Grazie a voi dell'invito. per questa opportunità, proprio per vedere meglio, insomma, approfondire qual è la situazione appunto nel grosso centro silano, una situazione atavica, possiamo dirlo, perché è un problema che si trascina, quello della disoccupazione, davvero da tantissimi anni. Ma perché San Giovanni in Fiore, come tutti sanno, è una città di montagna, la città con un numero di abitanti che non c'è in Europa. Noi contiamo circa 18.000 persone che vivono stabilmente tra i monti della Sila, dove vivono per quasi 9 mesi di inverno e dove non c'è la grande industria, dove non c'è stato uno sviluppo sostenibile e quindi la gente non ha trovato occupazione. Poi gli anni 80 con il blocco delle rimesse da parte degli emigrati, che nei fatti non hanno sostenuto più l'edilizia, che è stato volano di sviluppo, e il blocco nel settore della forestazione, del turnover, hanno creato una serie di situazioni difficili che si trascinano nel corso degli anni. Molto spesso siamo riusciti a dare delle risposte e nella nostra città, onestamente, c'è stata una risposta da parte degli enti sovracomunali. Ma la situazione purtroppo non migliora perché non c'è alla base, come dire, un'industria che possa crescere, però abbiamo le potenzialità, credo, per poter invertire la rotta e per poter attivare delle politiche attive del lavoro. Quindi c'è, dopo questo incontro che tra poco vedremo, manderemo proprio in onda il servizio e le parole poi dell'assessore Federica Roccisano, che lo anticipa, è stata abbastanza chiara, ha detto basta finanziamenti a pioggia, basta, non si faranno degli interventi ad hoc proprio per il territorio di San Giovanni in Fiore, perché la situazione, quella della disoccupazione atavica, è un problema che interessa tanti centri della nostra Calabria. Quindi ha detto bisogna intraprendere appunto una strada diversa. Allora, questa mattina la protesta, l'incontro, lei ha partecipato a questo tavolo Sì, in prefettura. ma anche gli stessi disoccupati, che per la verità stanno trovando un'interlocuzione continua con il sindaco e con l'amministrazione comunale e con tutto il consiglio comunale, perché noi ci rendiamo conto delle difficoltà. Le difficoltà non sono uscite con l'occupazione, con il sostare davanti la casa dei sangiovannesi, ma io l'ho verificato nel corso di questi pochi mesi di sindacatura. Cioè io ho visto tanta gente che viene, che chiede di parlare con il sindaco e che ha veramente delle difficoltà, padri di famiglia, mamme, ragazze sole. C'è una difficoltà vera. Un comune in dissesto può fare ben poco, anche se poi magari dopo le spiegherò anche alcune politiche attive che stiamo cercando di mettere in campo noi. C'è la necessità di avere delle risposte importanti dalla regione e dallo Stato. Gli stessi lavoratori non hanno chiesto assistenza, non hanno chiesto interventi a pioggia come una volta, hanno chiesto fateci lavorare su alcuni progetti e hanno dato anche delle idee loro, hanno lanciato delle idee che oggi l'assessore ha accolto positivamente, io ringrazio sia l'assessore che il prefetto per il tavolo che è stato aperto e quindi la cosa non è terminata oggi.
Giorno 4 ci rivedremo con i tecnici della Regione Calabria per cercare di mettere su delle idee che possano dare lavoro vero, lavoro duraturo. Quindi la progettazione in sostanza deve partire dai territori, questo in sostanza. Sì, e noi ci stiamo attrezzando in questo, abbiamo sottoscritto il POIC con gli enti regionali, con la stessa regione, per attrezzare nel nostro palazzo di città un ufficio unico che possa dare delle notizie sui fondi nazionali, sui fondi comunitari che ormai sono alla porta, cioè fra qualche settimana usciranno i bandi, quindi noi dobbiamo dare alle nostre donne e ai nostri uomini di San Giovanni in Fiore la possibilità di non andare e venire da Catanzaro come una via crucis, ma avere le risposte in loco e dare progetti fattibili per rilanciare l'economia della nostra splendida città. Quindi mi pare che insomma ci sia questa disponibilità da parte della regione, da parte dell'amministrazione comunale, da parte degli stessi disoccupati, no, a intraprendere questa strada. Sì, ma loro l'hanno già tracciata, diciamo, con un loro cronoprogramma, che per esempio potrebbe, come dire, sfociare nel mettere mano alla processionaria che sta infettando, certo, i pini della Sila. Sarebbe un'idea importante. Ci sono altre idee di dare una mano per esempio agli anziani, ce ne sono tante che hanno messo insieme che noi le discuteremo in questo tavolo che si aprirà, perché per noi oggi, come dire, la giornata è stata importante, perché aprire un tavolo negoziale alla Regione Calabria con un'interlocuzione seria, con i tecnici a disposizione, con il sostegno e con i fondi che ci sono e che l'assessore ha indicato oggi, noi credo abbiamo fatto un bel passo in avanti, sapendo però che bisogna lavorare in maniera seria, con una progettazione importante e che bisogna portare proposte che nascano dal territorio. È finita la stagione, ci ha detto l'assessore, delle politiche a pioggia, delle politiche che ormai non è più possibile fare. Vediamo intanto se è possibile, io chiedo al nostro Enzo Leonetti in regia, se è possibile vedere proprio questa protesta, questa mattinata, no? Che abbiamo documentato, questo davanti alla prefettura di Cosenza, la protesta appunto dei disoccupati, una nutrita rappresentanza di una civilissima protesta, sì, è stata certo, una civilissima certo. protesta, così come stanno facendo in questo mese che sostano davanti il municipio. Noi ci stiamo parlando, noi stiamo discutendo, delle volte anche con toni, come dire, accesi, però sempre con dignità, sempre nei limiti della democrazia, e quindi in questo, come dire, abbiamo trovato anche la loro adesione. Chiaro, un comune può fare poco, soprattutto se un comune è in dissesto come il nostro, però noi ci attrezzeremo e daremo anche noi nel nostro piccolo qualche importante segnale, soprattutto nel sociale. Allora, vediamo se riusciamo a mandare in onda questo servizio che appunto abbiamo realizzato relativo a questa protesta, all'incontro, e sentiremo anche le parole dell'assessore regionale al lavoro Federica Rocisano. Eccoli gli invisibili di San Giovanni in Fiore. Nonostante la pioggia, i disoccupati del centro silano hanno protestato davanti alla prefettura di Cosenza. Nei giorni scorsi avevano occupato il municipio di San Giovanni in Fiore per chiedere che venga data loro la possibilità di lavorare nella loro terra. Cosa vogliamo? Lavoro! Lavoro e dignità! 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 Loro, gli invisibili, chiedono certezze e impegni. All'interno della prefettura l'incontro tra l'assessore Rocisano e il prefetto Tomao per discutere della grave situazione in cui versa l'economia del territorio. Poi una delegazione di lavoratori guidata dal sindaco Giuseppe Belcastro ha incontrato l'assessore e il prefetto, ma Federica Rocisano è stata chiara: nessun finanziamento a pioggia, nessun intervento ad hoc, la strada da seguire è ben diversa. Massima disponibilità
di collaborazione anche insieme al Comune e all'amministrazione comunale per individuare quelli che possono essere dei percorsi dal basso realizzati da loro e proposti da loro in base a quelle che sono anche bandi regionali e le opportunità dal PSR alla nuova programmazione europea, a tutto quello che c'è da fare sul sociale e sull'inclusione che riguardano anche le mie competenze. Quello che loro ci proporranno dal basso, noi potremmo valutarlo e cercare di realizzarlo e di dare loro una mano per la realizzazione. Quello che loro possono fare è partecipare ai bandi del reddito di inclusione sociale che approveremo presto, ai bandi del SIA di livello nazionale per chi ha figli minori, così come previsto dal governo Renzi. Questo loro lo potranno fare sicuramente, anzi spero che siano tanti nelle condizioni di poterlo fare, ma finanziamenti a pioggia piuttosto che leggi ad hoc su una realtà piuttosto che su un'altra non siamo nelle condizioni di farle. Beh, insomma, quello che dicevamo, intanto possiamo anche aprire i telefoni perché questo è un argomento davvero che interessa non solo, in questo momento abbiamo il sindaco di San Giovanni in Fiore, non solo abbiamo interesse al comune di San Giovanni, ma tutta la Calabria, perché la situazione economica dell'intero territorio purtroppo ancora oggi è drammatica. Abbiamo già una telefonata, pronto? Pronto? Sì. Sì, prego, da dove chiama? Cosenza. Allora, prego, può parlare? Ma io dovevo parlare con il dottor Fondo. Guardi, forse ho sbagliato la trasmissione, va bene. E noi in questo momento ci stiamo occupando di lavoro, grazie comunque, prego anche la regia di spiegare chi chiama. Ma non è diretta sulla TV a te? Sì, certo, siamo in diretta, stiamo parlando di lavoro. Quindi se vuole intervenire sull'argomento lavoro, allora benvenuto. Grazie, allora io... Grazie, grazie. Prego la regia magari spiegare bene anche a chi telefona l'argomento, no, del quale stiamo parlando. Allora, dicevo, dottor Belcastro, questo... Insomma, del lavoro che non c'è è purtroppo una questione ancora aperta, una ferita, ecco, diciamo sì, così. Sì, io conosco bene per aver fatto prima del sindaco un altro lavoro importante, certo, quello del sindacalista. So e conosco bene la realtà, so che San Giovanni in Fiore non è il solo paese ad avere il problema occupazionale, ma è tutta la Calabria, per non parlare poi del Mezzogiorno d'Italia. In Calabria viviamo una situazione difficile che sicuramente ha bisogno di una svolta. Io credo che sui fondi comunitari noi abbiamo l'opportunità adesso di cambiare pagina. Posso interromperla perché abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Sì, da dove ci chiama? Da San Giovanni in Fiore. Da San Giovanni in Fiore. Allora, anche lei questa mattina ha partecipato a questa manifestazione? No, io volevo dire solo una cosa al sindaco. Riguardo, se vuole glielo posso dire anche a lei. Può parlare tranquillamente. Allora, no, niente, volevo dire al sindaco, no? Cioè, lui si dovrebbe interessare perché quando per esempio in una città, nella nostra città, viene aperta un'attività commerciale, no? Cioè il sindaco, l'amministrazione si dovrebbe fare carico di dire ai titolari, specialmente quando vengono da fuori, di prendere personale di San Giovanni in Fiore. Io so che in questi giorni devono aprire un'attività a San Giovanni in Fiore e si portano i dipendenti da Cosenza. Cioè non mi sembra giusto. Allora, la risposta, insomma, il problema sollevato. Grazie intanto per questa telefonata. Io credo che il mio concittadino ha ragione. E questo lo stiamo facendo, sapendo che però non possiamo imporre, certo, nulla alle aziende. Però a chi sta cercando di investire nella nostra città, noi faremo partire una serie di opere pubbliche da qui a un paio di mesi, stiamo cercando di dire assumete almeno per l'80% lavoratrici e lavoratori di San Giovanni in Fiore. È chiaro che non possiamo imporre nulla perché le leggi non ce lo consentono, ma noi abbiamo convocato proprio quello che sta dicendo lei, io so a chi si riferisce, noi abbiamo convocato per la prossima settimana l'azienda che sta investendo a San Giovanni in Fiore per un negozio importante e gli diremo chiaramente che almeno l'80% deve essere di San Giovanni in Fiore. Però più che proporre
l'amministrazione. Non abbiamo purtroppo la legge dalla nostra parte che ci impone di dire queste cose. Noi abbiamo solamente, come dire, la possibilità di spiegare che in un territorio difficile che ha una carenza endemica di occupazione non è giusto portare molta gente da fuori. Lo so che la legge non lo impone. Allora, velocemente, qual è la sua, diciamo, proposta? Perché giustamente il sindaco ma no, dice... No, niente, io questo al sindaco... Sì, sia tranquillo. Solo che quando apro un'attività su San Giovanni in Fiore, che almeno, non dico assai, anche il 50% no, che prendono gente di San Giovanni in Fiore, ne abbiamo tanti disoccupati, ragazze laureate in casa e tutto. Noi abbiamo fatto di più, stiamo chiedendo alle aziende quantomeno di guardare all'80%. Speriamo di riuscirci. Grazie, buonasera. Grazie a lei. Grazie. Beh, chiaramente l'amministrazione si attiva anche in questo senso. Sì, però, sì, non possiamo purtroppo, la legge non ce lo consente. Chiaro. Quindi, che loro hanno personale di fiducia ed è giusto che l'azienda se lo porti da dove ritiene più opportuno. Però se c'è da fare qualche assunzione, se c'è, come dire, a venire a investire in questa città per poi ricavarne dei soldi per la propria azienda, è giusto che anche si dia la possibilità alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di avere un'occasione di lavoro. Che almeno una parte rimanga sul territorio. Stiamo convocando tutte le aziende che investono in questo campo, so che ce n'è una della grande distribuzione in questi giorni, abbiamo convocata quindi proprio per spiegargli questo. Non gli faremo nomi, su questo possono stare tranquilli tutti i sangiovanesi, ma gli diremo di prendere ragazze e ragazzi della nostra città. Anche perché questi giovani che vivono a San Giovanni in Fiore, in questo caso stiamo parlando di San Giovanni in Fiore, ma in tante altre aree della nostra regione, vogliono continuare, no, a rimanere nella loro terra. Ma devono rimanere. Allora, le politiche attive di cui lei parlava, prima ne abbiamo accennato. Sì. No? Proprio sì, perché... Allora, noi abbiamo una situazione difficilissima sul piano socio-economico. Noi abbiamo ereditato il comune in dissesto, ma abbiamo già detto dal primo giorno che ci siamo insediati, è inutile parlare e fare dietrologia, non serve a niente. Noi abbiamo fatto un'ottima operazione in questi ultimi giorni, che è quella di uscire dalla clausola di salvaguardia dell'Enel, che ci consentono di avere nelle casse del comune da qui al prossimo bilancio che stileremo ad aprile, una somma importante e parte della quale, io credo 30-40 mila euro, se non qualcosa in più, la destineremo ai servizi sociali. Cioè, sapendo che il Consiglio Comunale, la Commissione Apposita, ha varato un nuovo regolamento, non daremo soldi, perché è giusto secondo me non dare soldi, ma quelle famiglie che per esempio non possono pagare la mensa, che hanno un reddito ISE che è previsto per legge, o chi non riesce a fare la spesa, o chi non riesce a pagare la bolletta del gas, noi daremo un sostegno reale con questo nostro piccolo finanziamento, che però servirà a molte famiglie sangiovannesi per quantomeno riuscire ad avere i servizi essenziali. Non è molto, però più di questo non possiamo fare, ma ci stiamo impegnando per uscire dal dissesto da qui a non molto tempo, speriamo che con la Commissione troviamo l'accordo per uscire da questa clausola che è drammatica per una città e ripartire insieme a loro. Però questo non ci sta fermando, perché noi abbiamo in cantiere una serie di opere pubbliche importanti che, come dire, saranno intorno ai 10 milioni di euro e quindi fra un paio di mesi al massimo dovrebbero, come dire, essere appaltati e anche qui saranno 10, 15, 20 posti di lavoro, ma serviranno a qualcuno di questa nostra città a trovare un minimo di occupazione. Nell'attesa poi di avviare quei progetti di cui si parlava prima, forse abbiamo una telefonata, pronto? 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 Salve, da dove ci chiama? Pronto, mi sentite? La sentiamo, da dove ci chiama? Salve, buonasera, si chiama da Cosenza. Prego. Allora, sentite, io vivo in una condizione, sono una mamma, sì, ho due figli e mio marito è un dipendente di un privato. Sì. Da 3 anni sono in cassa di integrazione, sono stati 3 anni in cassa integrazione e 2 anni in contratto di solidarietà. Ad aprile finiscono questo contratto di solidarietà e non sappiamo che fine fanno questi dipendenti. Non si saprà proprio. Quindi chiedo
al signore qui del Cattro che secondo me bisogna fare un'unione di tutti i sindaci di tutti i comuni, in modo che, perché credo che sia una cosa un po' in generale, certo, di tutti i comuni, quindi l'unione farà la forza e credo che dovrebbero riunirsi un po' tutti i comuni e far sì di dar voce a tutti i cittadini, perché noi nel nostro piccolo non possiamo fare minimamente nulla, assolutamente. Dire la nostra va bene, potrà rimanere la nostra, però poi fondamentalmente non c'è niente di sostanziale. Cioè la sicurezza, non abbiamo più nessuna sicurezza, noi abbiamo i nostri figli, li dobbiamo mandare a scuola questi figli e tutto il resto. Cioè credo che sia davvero, davvero, davvero una condizione disperata. Io ho due nipoti che ultimamente hanno cercato di, si sono laureati e sono andati fuori Italia. E questo è veramente triste. Sì, perché molti giovani scelgono questa strada, purtroppo è l'amara, sì, sono l'amara realtà. Sono laureati, qui non hanno trovato nulla e certo, hanno deciso di... Grazie signora, allora vediamo se questa è una strada che potrebbe essere percorribile, perché come dicevamo è un problema che riguarda un po' tutta la Calabria. Certo, il problema è mettere insieme poi tanti sindaci, non è semplice. Però io credo che se tutti insieme però, come dire, voltiamo pagina, diamo un'idea ai comuni di come aiutare i nostri concittadini, con questo sportello unico, che secondo me può servire davvero, perché se a un giovane non gli facciamo fare la Via Crucis tutti i giorni a Catanzaro per questo o quel problema, e invece quell'idea progettuale che ha può metterla in campo senza muoversi da casa, io credo che sia già un primo elemento importante per aiutare questi nostri ragazzi. Poi però devono seguire azioni serie da parte del governo centrale e del governo regionale in questo senso. Io credo, e mi sono schierato fin dal primo giorno, che il reddito di cittadinanza non è una cosa campata in aria. Ah. Cioè, per 18 mesi, aiutare un giovane, aiutare una famiglia e aiutarlo a trovare un'occupazione, io credo sia necessaria questa cosa. Lo dico perché il governo del presidente Renzi, che è del mio stesso partito, non la pensa così. Io invece ritengo che questa è una cosa che deve essere, come dire, sperimentata. Non deve essere una assistenza tout court. No, diamo questa possibilità e vediamo di attivare quelle politiche attive del lavoro. Intanto la gente che tu prepari il progetto ha la possibilità di dare da mangiare ai figli. Anche perché se no altrimenti ci troviamo... I soldi dei progetti non è che arrivano subito, no. Parliamoci chiaramente, è chiaro, bisogna guardare in futuro, però nel presente come si affronta. Sto conoscendo la burocrazia della macchina comunale. Io vedo già nella macchina comunale pastoie burocratiche difficilissime da muovere dalla sera alla mattina. Figurarsi con piani regionali, piani nazionali, ecco perché allora... fino a che c'è la possibilità, diamo una mano in questo senso e poi aiutiamo questa gente nelle cooperative, nell'impresa, in tutto quello che sono idee di sviluppo che, come dice l'assessore, devono venire dal basso. Intanto abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Abbiamo la telefonata? Pronto? Caldo? Eccoci, da dove chiama? Non so, assolutamente. Allora, siamo in diretta, chiaramente. Da dove ci chiama? Io chiamo da Cosenza, non so se sono io lì. Sì, guardi, è in diretta, la stiamo ascoltando. Abbiamo capito che chiama da... Allora, ci chiama da Cosenza, vuole intervenire in questa discussione? Sì, sì, voglio intervenire perché io mi trovo proprio... non vi dico, e niente. Mio figlio è iniziato a fare... come si dice, il progetto giovanino. Sì. Lo sto accompagnando io al lavoro, devo fare 20 km al giorno. Non so come fare. Io sono in mobilità, l'altro giorno ho sentito la velocità, non lo so, c'è la cosa, non lo so, che dobbiamo fare, non lo so. Sì, non lo so, la situazione è davvero... davvero drammatica, questo grazie per la sua testimonianza. Sì, io invece non me fa, no,
Cade una bolletta di fiori, luci, latte, appiccicata. Certo. Finalmente ringrazio Dio, bacio te, bacio per te, perché la mia moglie ha fatto un lavoro. Ma però mi trovo sempre indatinato, pesante indatinato sul bambino, perché avevo sempre problemi lì e ci può volare a tutto, non lo so come se ne faccio. No, no. Grazie per questa sua testimonianza, la ringrazio, io la devo salutare, quello che dicevamo, dottor. Grazie davvero, perché non è neanche facile, no, parlare di queste cose. Ne parleremo tra poco perché dobbiamo dare la linea alla regia, rimanete con noi. Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare del lavoro, soprattutto il lavoro che non c'è, quali potrebbero essere le strade, no, per cambiare questa tendenza, insieme al dottor Giuseppe Belcastro, che è il sindaco di San Giovanni in Fiore. Già abbiamo una telefonata, dottor Belcastro. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Pasquale da Cosenza. Benvenuto, prego. Volevo fare un suggerimento. Secondo me di parlare di lavoro giustamente non ci sono più. Non saranno più i fondi a pioggia, però dovrebbero essere fatti i progetti con un'attività, come dici, dal basso, però deve essere fatta una formazione, perché leggendo sul giornale i fondi europei dicevano che danno soldi solo per politiche attive del lavoro produttivo che costruisca qualcosa. Se non c'è la formazione non si creerebbero mai lavori di qualità. Il problema è la qualità del lavoro. Perché i facchini che li fanno quelli degli extracomunitari, i lavori pesanti, e quella è la formazione che è carente, dovrebbe essere la formazione più su lavori di qualità. Quindi il suggerimento è questo, di creare dei lavori di qualità, perché non, si sa che ci sono molti laureati, diplomati, però la gente vuole fare lavori di qualità e non come negli anni 50 di fare lavori pesanti. Questo volevo suggerire. Grazie, allora buongiorno. Grazie a lei. Ecco, ci sono anche questi suggerimenti e io vorrei aggiungere anche che è vero, opportunità importante questa della programmazione europea, i fondi, però bisogna avere anche le idee chiare, no? Sì, quello è. Perché altrimenti il rischio è di fare un'altra volta e sprecare l'ultima occasione che ci capita. Il problema è che forse negli anni in Calabria non c'è stata una vera formazione. Questo ce ne siamo accorti tutti, ci sono stati quegli enti e subenti regionali che hanno fatto tutto tranne che una formazione mirata seria, pochi l'hanno fatta e quei pochi che l'hanno fatta hanno dato delle risposte importanti. Questo io dicevo l'altra volta anche al Presidente della Giunta regionale e lui ha concordato con me, noi avevamo una scuola alberghiera a San Giovanni in Fiore che è stato il fiore all'occhiello, che ha sfornato cuochi, camerieri e ancora oggi da tutte le parti d'Europa chiamano se ci sono. Questa struttura d'improvviso è stata chiusa un decennio fa. Adesso il Presidente ha detto che nascerà una scuola di alta formazione, quindi potrebbe essere davvero anche questo una cosa in più per questa nostra comunità. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Buonasera. Salve, da dove ci chiama? Guarda, sono nel comune di Renze, mi chiamo Livia Marchese. Benvenuta signora, non c'è bisogno del nome, tranquillamente, se può gentilmente solo abbassare un po' l'audio grazie. Del televisore. Grazie a voi. Prego signora. Guarda, io ho 80 anni, sì. Abbiamo fatto una domanda al credito sociale e alla regione e queste soldi non si sono mai viste. Sì. Poi di più arrivano bollette salate da 300, 400, 350 euro di metano. Noi a 80 anni o ci avanzano la pensione o non sappiamo più come vivere. Certo, grazie. Perché noi non ce la facciamo più. Grazie signora per questa sua testimonianza, grazie davvero, continui a seguirci. Allora, dottor Belcastro, quindi abbiamo da una parte i giovani che non riescono a trovare una collocazione, no, nel mondo del lavoro, dall'altro il problema dei pensionati. I poveri sono queste famiglie con questo reddito molto basso, i pensionati e le pensionate che integrate al minimo non sanno davvero come vivere, perché purtroppo
le bollette sono arrivate alle stelle, il costo della vita è aumentato, mentre le pensioni sono ferme da anni. Quindi anche qui c'è una cosa seria. E anche questo nel corso della storia ha dato una mano nelle città. Perché quando stavano bene i genitori, certo, quando i pensionati avevano più soldi disponibili, hanno sostenuto le famiglie in difficoltà fin quando non si creava un momento di occupazione. Adesso anche loro sono in difficoltà, vanno sostenute loro. Cioè questa, la pensionata che dice 80 anni, io non so che fare, è vero. E forse nei piccoli centri ancora c'è molta solidarietà tra i vicini, tra figli, tra nipoti. E non lo so nelle grandi città che succede, infatti li vediamo nei cassonetti della spazzatura a rovistare per trovare qualcosa da mangiare. Questo in un paese che si dice tra i 5 più industrializzati del mondo non può avvenire, ecco perché c'è la necessità di mettere davvero politiche attive serie per il sociale, se no altrimenti il rischio è davvero che questo paese si frantumi e abbiamo fatto solo il paese delle banche. Salutiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Pronto, c'è la telefonata? Pronto? Allora, se può abbassare... Buonasera, Peppino Bisantis da Catanzaro. Benvenuto, intanto è saltato il microfono. Io la sento, allora se gentilmente ci può un po' abbassare il volume del televisore, se può abbassare il volume del suo televisore, altrimenti non riusciamo a comunicare. Solo questa gentilezza, grazie. Allora, vuole intervenire in questa... in questo dibattito, in questa discussione? Ecco qua. Prego, da Catanzaro quindi ci chiama. Io vorrei chiedere al suo ospite, non so di che tendenza politica sia. Non parliamo oggi di tendenze politiche, parliamo di problemi. Per quanto riguarda le amministrazioni di sinistra. Sì. E naturalmente nasce il problema da qui, perché la sinistra ha sempre promesso di essere vicina ai ceti deboli, ai bisognosi, ai disoccupati e quant'altro, ma mi accorgo che ogni qualvolta hanno avuto il governo della regione, della provincia, dei comuni, le cose sono andate a peggiorare. Io ho la mia esperienza in quanto sono stato coordinatore della Commissione Servizi Sociali della prima circoscrizione di Ponte Grande. Ogni qualvolta durante le festività natalizie gestivo una certa somma, 30-50 mila euro, poi da, diciamo, da dividere tra le varie tra i vari settori, trovavo sempre difficoltà in quei consiglieri di tendenze di sinistra a recepire i bisogni della gente. Praticamente venivo a trovarmi in difficoltà avendo una somma decisa. Una volta avevo 7.000 euro per le famiglie bisognose, devolvendo in buoni da 100 euro oppure pacchi di alimenti per le famiglie bisognose, trovavo difficoltà ad avere la maggioranza dei voti proprio perché quelli di questa tendenza erano insensibili ai bisogni della gente più debole. Grazie per questo suo intervento. È mai possibile? Allora, grazie. Non c'è stato mai un amministratore, un amministratore. Non so, vorrei finire. Sì, velocemente, grazie. Un amministratore, grazie, che abbia fatto di sinistra, che abbia messo veramente in pratica quello che dicono e poi non fanno. Ecco qua, grazie a lei. Grazie, grazie. Allora, una critica politica questa, insomma. Ma io credo che non sono, se come dice il signore, parla di amministratori di sinistra che non stanno vicino alla gente, non sono di sinistra, è tutta un'altra storia, insomma. Ma io credo che, come dire, su queste cose bisogna essere seri. Noi abbiamo, come Consiglio Comunale di San Giovanni in Fiore, approvato un nuovo regolamento affinché si diano le risorse del sociale a chi ne ha veramente bisogno, a chi porta una certificazione ISE che è riconosciuta dallo Stato,
a chi ha realmente bisogno. È inutile che sia a discrezione del consigliere, no, deve essere a discrezione dei servizi sociali. Sono loro che hanno il bando della matassa, sono loro che conoscono più dei consiglieri, più del sindaco, le situazioni. Quindi con loro bisogna interloquire e noi il regolamento che abbiamo varato all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale di San Giovanni in Fiore va appunto in questa direzione. Non più regali natalizi dei 100 euro a Natale, perché io non credo servono che non servono. Io credo che Natale è tutti i giorni per questa gente e quindi aiutarli nei momenti di difficoltà. Aiutarli per esempio a chi l'altro giorno è venuto e gli stavano tagliando la luce e allora il comune deve essere in grado di pagargli la bolletta, nei limiti delle spese e dei soldi che ha. Noi faremo in modo che queste cifre salgano sempre nel corso dei bilanci, sapendo che un'amministrazione è stata, come dire, messa alla berlina perché lo Stato nel corso degli ultimi 10 anni li ha falcidiati praticamente riducendo il tutto all'osso. Eppure ci sono i sindaci, no, che sono, diciamo, l'avamposto, no, dei territori, perché quando sì. Ci sono problemi, chiaramente parliamo di disoccupazione, parliamo di difficoltà, è il sindaco e l'amministrazione comunale, no, che viene, tra virgolette, presa di mira. Infatti qualcuno mi diceva che ci vuole un bel coraggio a fare il sindaco, poi a farlo il sindaco di San Giovanni in Fiore, di una città difficile, importante, anche se straordinariamente bella, è difficile davvero. I sindaci sono gli avamposti, i sindaci sono quelli i quali ricevono le critiche, ricevono le richieste, ricevono tutta la città e sono quelli che invece vanno sostenuti in questa cosa, perché il rischio altrimenti è di mandare tutto al macero, cioè non avere più le istituzioni credibili. Un sindaco invece deve avere la capacità e la forza e le risorse per dare la possibilità a chi ha bisogno veramente di essere sostenuto, senza demagogia, senza populismo e senza campagne elettorali. Campagne elettorali non si fanno, ecco, sui bisogni della gente, cioè è una mia idea che porterò avanti finché porterò, perché non bisogna, come dire, accaparrarsi il voto della persona che ha bisogno. Io credo che chi fa questo non è un politico. Quindi, e non può stare a prescindere che sia di destra o di sinistra, non c'entra nulla. Chiaramente questo non c'entra nulla. Poi dicevamo, tornando al discorso proprio del problema della disoccupazione, i fondi europei, diciamo l'ultimo, o meglio un treno importantissimo questo dei fondi europei, bisogna avere anche le idee chiare sui progetti che si vanno a presentare, quindi per questo i cittadini disoccupati devono anche avere una guida, no? Certo. Devono trovare un sostegno, una guida nelle amministrazioni. Beh sì, è questa cosa che avanzava oggi l'assessore, dell'istituzione dello sportello per ogni comune che ha aderito alla richiesta del POIC che è stato fatto da parte della regione per lo sportello unico, io credo sia importantissimo. Allora formiamo i 2 o 3 dipendenti comunali che siano nelle condizioni di aiutare non solo a compilare la domanda ma anche a dare quell'aiuto per scegliere quell'attività importante che possa formare reddito per chi lo fa. Intanto abbiamo una telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera. Volevo fare una domanda al dottore Belcastro. Prego, da dove chiama? Da Cosenza. Benvenuto. Allora, beh, grazie. Per quanto riguarda il bonus per me, le volevo porre un quesito. Ricordiamo un po' vecchie trasmissioni. Grazie. C'è una situazione un po' particolare, praticamente. Se due persone convivono, ma non sono sullo stesso tetto, e la donna che deve partorire è sullo stato di famiglia del papà, come funziona? Gli viene dato ugualmente il bonus bebè e va a intaccare giustamente il reddito del genitore con cui vive? Questo volevo sapere. Onestamente, grazie. Onestamente, da qualche mese, da quando poi abbiamo interrotto le trasmissioni a TEN, che erano diritti negati. Diritti negati, insomma, non ho più seguito questa cosa. All'epoca però bisognava essere, come dire, marito e moglie, avere il nucleo familiare e avere una certificazione ISE che non superasse, mi pare all'epoca, i 3.000 euro. Ma io credo che se lei fa una telefonata a qualsiasi CAF, a qualsiasi patronato, la risposta la gliela daranno sicuramente, insomma, perché sono
cose importanti, loro sono preparati su questo aspetto. Abbiamo fatto un po' un salto indietro, no, nel tempo, per quanto riguarda le trasmissioni che abbiamo. La ricordo molto volentieri e con entusiasmo. Queste cose servono alle famiglie che sono in difficoltà, no? Ma guardi, perché anche queste io l'ho visto. Cioè, noi nel corso degli anni, lei lo ricorderà sicuramente, abbiamo parlato di bonus gas, di bonus energia. Sa quanti miei concittadini ancora non lo sanno e non lo fanno? A quanti stiamo dicendo, ma guarda, quant'è il tuo valore ISE? 6.000 euro, ma tu l'hai fatta la domanda del gas per avere lo sconto? No, e allora anche in questo, diciamo, stiamo formando anche noi nei servizi sociali con l'ufficio che fa anche lì l'ISE per dire fatelo perché c'è questa possibilità. Non sono cifre iperboliche, però sono importanti per una famiglia che ha poco. Salutiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Sì, pronto. Prego, da dove chiama? Chiamo da Cosenza, buonasera. Benvenuto. Mi chiamo Giuseppe. Senta, una domanda interlocutoria. Certamente il dottor Belcastro ricorderà che l'onorevole Lupi, ministro delle infrastrutture, fu costretto da Renzo alle dimissioni perché il figlio, laureato in ingegneria, fu assunto da una società edile e per un orologio Rolex regalato Renzi ha imposto le dimissioni all'onorevole Lupi. E adesso che è successo il fatto che il figlio del sottosegretario Gentile è stato nominato nell'istituto, nella società dell'Istituto Oncologico di Milano. Che cosa intende fare adesso Renzi? Allora, io la ringrazio, però la interrompo perché chiaramente in questa sede stiamo parlando di problemi del lavoro, non credo che il dottor Belcastro. Il lavoro viene regalato così sfacciatamente. Vabbè, alla è una parte dei meriti, che cosa intende fare da parte dei politici? Allora, qua il dottor Belcastro vuole dire un'altra cosa. Grazie, perché prego. Non insiste per la ripresa della ferrovia Calabro Lucana San Giovanni in Fiore, famiglia dello Studente. Sì, questo è anche importante, perché noi parlavamo anche prima, no? Prima quando eravamo in pubblicità, stiamo parlando proprio. Sì. Grazie. Grazie, buongiorno. Quello che farà Renzi su queste cose mi riguardano purtroppo, non ho ancora la possibilità di interloquire col Presidente del Consiglio, vorrei ma non posso, come si dice. Invece la domanda interessante è quella sulle ferrovie. Perché noi lì dobbiamo puntare molto, anzi noi abbiamo presentato un progetto che è nei fondi POR della Regione Calabria, che si aggira intorno a 4 milioni di euro, che dovrebbe riprendere la tratta, soprattutto la tratta Camigliatello-San Giovanni in Fiore, e allungarlo fino all'Orica, che è la sede del Parco Nazionale della Sila. Questo è un progetto importante, questo è un progetto turistico che deve rilanciare l'altopiano della Sila, perché noi abbiamo una località, insieme naturalmente a Camigliatello, ma che è l'Orica, che oggi ha la possibilità di avere una delle funivie più importanti d'Europa, insieme a Courmayeur, credo, più il centro di canottaggio, più il centro sci fondo di Carlo Magno. Noi abbiamo una località importante, e allora se riusciamo a collegare, quella è una battaglia davvero, ha ragione l'amico che ha telefonato poco fa, noi dobbiamo batterci perché il trenino della Sila torni a portare i turisti sull'altopiano della Sila, perché nelle altre realtà, in Svizzera, fa la fortuna di quelle località, e noi dobbiamo tentare in tutti i modi. Il progetto c'è, è pronto, non appena i fondi saranno disponibili, noi interverremo immediatamente. Se davvero poi dovessimo riuscire in questa opera che non è faraonica, ma che collegherebbe San Nicola, che è la stazione più alta d'Europa, del treno, all'Orica, che è la sede del parco, noi davvero possiamo implementare il turismo sull'altopiano della Sila. E io sono convinto che con l'Orica ne gioverà tutto l'altopiano della Sila e soprattutto San Giovanni in Fiore, perché poi l'Orica è parte importante della nostra comunità insieme a Pedaggi. Perché, lo ricordiamo, San Giovanni in Fiore fa parte, no, dell'area MAB, certo. Parco Nazionale della Sila. Facciamo parte del Parco Nazionale della Sila, anzi siamo il paese che abbiamo dato più territorio, più abitanti, quindi come dire, io stesso faccio parte del Consiglio di Amministrazione del Parco Nazionale della Sila, quindi noi questi sono strumenti che dobbiamo rilanciare immediatamente. Mi auguro anche qui che il Governo nomini immediatamente il nuovo presidente
del CDA per metterci a lavorare in maniera seria e dare anche qui possibilità di occupazione. Quindi perché non si è da soli, no? Questo è importante, si parla tanto di fare rete, sinergia, così, però in questo caso non si è da soli, si progetta un percorso che interessa diversi comuni, no, del territorio, proprio con l'obiettivo di avere delle importanti ricadute economiche sullo stesso territorio e dare, si spera, qualche risposta alle persone, certo, che cercano un lavoro. Io sono convinto che se noi dovessimo riuscire a realizzare e riaprire la vecchia tratta delle ferrovie cosiddette calabro-lucane, avere una bazzia importante come la nostra, coniugare il turismo montano con il turismo religioso, io sono convinto che possiamo far bene. Noi anche in questo, per esempio, sulla bazzia abbiamo fatto spostare dei soldi che si stavano perdendo nell'annualità 2016, che con il sito di Iure Vetere, il primo archigenobio di Gioacchino da Fiore, e il giorno 30 inaugureremo un sentiero proprio per spiegare ai visitatori che cos'era il vecchio Genobbio, noi davvero possiamo dare un forte impulso alla crescita socio-economica di una realtà importante come la nostra. Nelle altre realtà vivono di turismo montano. Noi ancora oggi facciamo fatica ad accettare la neve come volano di sviluppo. Una risorsa, non un disagio. Purtroppo noi lo viviamo sempre come disagio. Invece, insomma, dobbiamo... Invece dovrebbe rappresentare davvero quel di più che una realtà come la nostra, che è situata a 1050 metri d'altitudine, deve avere. Quindi questo significa partire dal basso, dal territorio, vedere quello... Ma sono quelle vecchie idee anche che lanciava Carniti all'epoca, no? Quella di fare governo e farsi governo, insomma, no? Perché se tu non gestisci il territorio in maniera seria, poi saranno gli altri ad abbandonarti. E poi ritorniamo proprio come abbiamo aperto, no? Con questa protesta di stamattina, lo chiedevano proprio i disoccupati, noi vogliamo il lavoro, non vogliamo forme di... La cosa importante, l'ho detto al prefetto, nella mia introduzione ho detto al rappresentante del governo, queste persone che oggi sono qui davanti alla prefettura e che da un mese stazionano davanti al comune non vogliono sussidi, vogliono un lavoro, vogliono una dignità, e su questo abbiamo trovato tutti quanti, come dire, la quadra per dire vabbè, avviamo questo tavolo negoziale e vediamo dove ci porterà. Quindi è un passo importante, certo, diciamo diverso rispetto a quanto fatto in passato. Diverso rispetto al passato, certo, e speriamo che possa produrre lavoro vero, politiche attive vere del lavoro. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento, pronto? Buonasera. Salve, da dove chiama? Chiamo da Cosenza. Benvenuto intanto, prego. Buonasera, praticamente io molto probabilmente mi renderò antipatico per quello che dirò, però ho constatato tante volte, anche praticando a Lorica, che alcune volte sono state mandate degli operai a fare delle pulizie, visto che è un po' abbandonata dal comune e praticamente c'è spazzatura che rimane là ferma per giorni e giorni, anche nei giorni domenicali, per cui tutto questo turismo che si dice solamente, però poi praticamente è un po', se si va a vedere come appena detto la Svizzera, dove non si trova neanche una cicca per terra, invece da noi non c'è altro che spazzatura che nessuno toglie e che tanta gente butta molto incivilmente, però e questa è una delle realtà. Sono state mandate delle persone, penso socialmente utili, che io dico socialmente inutili, in quanto si pagano soltanto. E l'ho visto con i miei occhi, una volta sono sceso una quarantina di persone dal pullman con falcetti, zappe, badili, però come sono scesi hanno iniziato soltanto chi ad appoggiarsi al badile, chi ad accendersi la sigaretta, chi a iniziare a consumare la colazione, e praticamente l'erba che era là, alta era, alta prima. In 40 persone, se l'hanno fatto 10 metri, sono state forse pure troppe. E questa è una delle realtà della... Facciamo rispondere.
che si vuole qua in Calabria, diciamo che si vuole più lo stipendio che il lavoro, ed è questa una delle realtà. Altre volte ho visto 4-5 ragazzi, sempre socialmente utili, con la carriola che dovevano spostare della roba, si erano tranquillamente sdraiati nella carriola, ed un altro che girava con la macchina. E questo è stato tutto il lavoro che facevano a Lorica, che ripeto, allora, è abbandonata completamente, e perciò tutto questo che si dice, sì, l'impianto, tutto quello che vogliamo, sarà bellissimo, stupendo, tutto, però purtroppo se non c'è la, diciamo, la volontà e pure la consapevolezza che uno deve lavorare, non ci vogliono solo i soldi, le persone devono lavorare quando sono su. Io la devo interrompere perché siamo quasi in chiusura, purtroppo. Non si vede né di domenica un vigile. Siamo quasi in chiusura, io la ringrazio per questa segnalazione, davvero diamo la possibilità anche al dottor Belcastro di rispondere a questa, situazione che ci ha descritto. Di quale periodo parla il telespettatore? So solo una cosa, che da quando ci siamo insediati noi abbiamo ripulito l'Oriche e l'abbiamo rimessa, come dire, a nuovo. Anzi, da qui a qualche mese partirà anche sull'Oriche la raccolta differenziata con le isole ecologiche, che insieme al parco e al comune di Pedace costruiremo in maniera seria, in maniera bella, in maniera senza impatto ambientale. E quindi anche sull'Oriche ci sarà la raccolta differenziata, cosa che non è resistita. Sul lavoro che stiamo facendo invece, stiamo cercando di ripulire tutta la località, stiamo cercando di rimettere a nuovo il lungo lago, stiamo cercando di sistemare anche le bancarelle che di solito ci sono. È una cosa che non si fa dalla sera alla mattina, ma che sull'Oriche ci sia stata messa mani, credo sia sotto gli occhi di tutti. Cambieremo anche il sistema di illuminazione con il sistema LED, quindi, come dire, la rilanciamo veramente l'Oriche. Chiaro, c'è il bisogno della gente che collabori se certo. dovessimo iniziare la raccolta differenziata, perché i cittadini devono darci una mano in questo senso. Poi su quello che fanno i lavoratori, io credo che molto spesso si guarda sempre a queste categorie molto, come dire, molto povere, e quindi li si accusa sempre, perché magari, però guardate, io vi posso garantire che se sono ben utilizzati queste lavoratrici e questi lavoratori, che siano socialmente utili, che siano dell'ex fondo sollievo, che siano legge 15, il lavoro lo fanno. Io lo sto vedendo con i miei occhi. Quando gli indirizzi bene, quando gli dai i progetti, quando gli dai il compito da fare, molto spesso, anzi, il più delle volte lo portano a compimento. Quindi la scena che ci ha descritto il nostro telespettatore... Quest'anno non si è verificata. Quest'anno non si è verificata. Glielo posso garantire. Poi... Quando c'è stato qualche problema di spazzatura che io ho trovato, lo abbiamo risolto immediatamente. Chiaro che poi se tu scarichi la tua spazzatura in parti della località dove non è prevista la raccolta, è chiaro che se qualcuno non la segnala, noi siamo cieca perché non riusciamo a vederla. Quando è segnalata noi interveniamo. L'impegno deve essere tutto. Però deve esserci un aiuto anche da parte dei cittadini. Da parte di tutti. E soprattutto da chi viene all'Oriche, perché l'Oriche non è solo di chi ci abita, ma chi viene non può far finta che siccome se ne va e poi butta le buste in mezzo alla strada, come è successo. Un po', cioè, deve essere una presa di coscienza collettiva. Intanto per quanto riguarda i temi del lavoro di San Giovanni, sono stati avviati, insomma è stato avviato questo percorso, siamo davvero in chiusura, quindi vedremo. Quindi partiremo, vediamo con la Regione di dare un'impronta nuova al lavoro che non c'è. Grazie al dottor Giuseppe Belcastro, sindaco di San Giovanni in Fiore, grazie come sempre anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Arrivederci.